lancio sfortunatissimo in questo caso Rosselli. Ottimo movimento verso il centro, sfruttato anche qua la sua fisicità contro un uomo più basso. Attenzione però, a mordente arriva anche il fallo antisportivo di Marconato, in realtà un intervento che è arrivato successivamente rispetto al fallo che era stato fischiato, quindi è un po' curiosa questa. Esatto, nel fallo in teoria era di Young, quindi non. Ecco, rivediamo proprio l'intervento di Marconato in un secondo momento. 4 tiri liberi. E infatti vengono proprio dati 4 tiri liberi, ma infatti è un fallo antisportivo a gioco fermo. Beh, questa pratica è una delle poche volte che vedo il fallo, sì, dopo il fallo. Davvero difficile da vedere sui campi, a volte si tende anche un po' a sorvolare. Questa volta gli arbitri sono stati davvero inflessibili. 4 tiri liberi a gioco fermo con possesso per una squadra che cerca di risparmiare energie col bilancino come Caserta. Oro colato. E nelle mani tra l'altro del giocatore con maggiore esperienza. E intanto ne sbaglia uno, mordente, buon per la Reyer. Più 4 e si accende anche il clima qui al Tagliarci. Alzare l'intensità della partita. Sicuramente adesso penso abbiano preso le misure, quindi sanno con chi hanno a che fare. Attenzione però alla buona difesa in questo caso di Michelori, una sua specialità, subire gli sfondamenti. Gli sfondamenti sempre sulla linea di penetrazione, quindi bisogna stare molto attenti. Secondo fallo, attenzione, di Young, 34-27, punteggio, 4 minuti e 55 al termine del predire in corsa. Young prova a battere in velocità Michelori sul cambio difensivo, sfortunato Young, non riesce a correggere Shevchik. Fallo tattico a metà campo da parte di Pulleri, e questa diciamo che è un'interpretazione del regolamento al limite, cioè Pulleri veniva da dietro secondo le nuove interpretazioni, ma non era l'ultimo uomo perché c'era Uvalek dentro l'area, quindi ovviamente ha cercato di fare fallo, è inevitabile, ma non si punisce più l'intenzione in teoria. Adesso fallo onesto per far fallo, per fermare il gioco, chiaramente, anzi era un fallo molto intelligente da fare. In questo caso l'interpretazione arbitrale non premia la squadra di casa. 1-2 intanto per Gentile, Reyer che però non deve perdere il controllo dei nervi, e anzi Casertano, ovvero Stefano Gentile. Intanto l'errore di Mavraides, ma attenzione ancora sulle seconde opportunità, potenziale gioco da 3 punti per Jelovac, ed è una squadra che è sempre lì pronta ad azzannarti, non puoi mai distrarti contro questa Caserta. Ma non molla mai, e poi sono le piccole cose che fanno la differenza, i palloni vaganti, i rimbalzi in attacco, e loro sono molto bravi e attenti in questo. Cambio ora per Venezia, fuori Diawara, rientra Bowers, 3 minuti al termine del primo tempo, un vantaggio ora piuttosto consistente per Caserta. Reyer che deve assolutamente limare questo, però sono abbastanza per mettere in difficoltà gli avversari, e lo stanno facendo con questo pressing a tutto campo i veneziani. Sì, gli hanno fatto perdere un po' di secondi e stanno dicendo guarda, noi ci siamo. Qui arriva un altro canestro a dir poco fortunoso da parte di Michelori, e qui il fallo di Shevchik che sperava se non altro di metterci una toppa, invece non è andata così. Dicono che la fortuna è cieca. In questo caso ci vede benissimo, rivediamo qui l'azione. In ogni caso bel passaggio di mordente alto basso, e in questa situazione Caserta ha fatto molti danni alla difesa veneziana. Sai, quando la lunetta è il punto cruciale della zona, quindi quando la palla arriva lì si trovano quasi sempre delle buone occasioni. Una squadra quando conosce bene la zona, come quella in vista del secondo tempo. Esatto, ottima penetrazione, ha tirato il raddoppio. E intanto grande aggressività di Zoroschi che ruba il pallone, contropiede, 2 punti rapidi che sono ossigeno puro per la. Esatto, bravissimo Ivan, ha messo pressione, fa benissimo. Attenzione però, viene ancora richiamato Zoroschi, il direttore di gara che continua a richiamare i giocatori veneziani. Ci sembra un po' eccessiva questa fiscalità, anche perché già
quello che aveva da dire l'arbitro, l'aveva detto prima del time out, non serviva rimarcare. Non vogliono farsi perdere la partita di mano, quindi cercano di essere molto, molto chiari. Fa bene Shevchik ad alternare il tiro da fuori, il gioco da sotto, quindi deve essere aggressivo con il canestro, quindi Young fa bene. Palla dentro per Shevchik, ancora lui, forse anche il contatto sul raddoppio, tutto regolare secondo gli arbitri. Ma sì, un'ottima pivot con Diawara da 5. E Bowers su Yunusas in questo momento, ancora gioco fermo, ancora un fallo da parte di Bulleri. Mancano 41 secondi al termine e qui però fallo di Zorowski. Ma lui cerca sempre di essere aggressivo e quindi l'arbitro poi ha fischiato fallo. Tre falli di Rosselli, che infatti si è accomodato in panchina, due per Marconato, Zorowski, Young, Powers e Magro. La situazione è questa in casa veneziana. Dall'altra parte tre falli di Yunusas e di Micheloni. È pallone recuperato da Jelovac, che dimostra molta abilità. Poi sul filo dei passi Maresca, un contatto e ancora una volta Reyer che non esce vincitrice dalla contesa. Sono state due azioni un po' strane, diciamo, il lungo che toglie la palla al piccolo, lancia il contropiede, il piccolo che fa commette passi perché era inevitabile secondo me il fischio. E fallo commesso sul rimbalzo, sai, purtroppo adesso ne stiamo giocando senza 5, quindi il lungo sotto canestro ci sta facendo penare. Questo finale di terzo quarto la Reyer sembra avere un po' sentito anche il peso dello sforzo fatto per rimontare, e in ogni caso la partita sì, non ha espresso il gioco che ha espresso il primo tempo con un penetra e scarica, e i tiri che il primo tempo sono entrati, il secondo non sono entrati, quindi sicuramente il canestro da quella parte evitiamo che porta un po' sfortuna. Tanto buono il primo per Jelovac, che si sta rivelando giocatore chiave anche in fase difensiva, l'abbiamo visto poco fa contro Bulleri. Intanto 2 su 2 per il serbo. Ha una buona mano poi anche dalla lunga distanza, si vede molto adattati dentro l'area, quindi Zorowski non aveva modo di penetrare e ha scelto probabilmente l'intervento di Jelovac da sotto e non da sopra il ferro. Esatto, questo bisognerebbe vedere il replay per vedere se regolare o meno. Motivo delle proteste dei tifosi di casa, che stava per entrare. Non avevano tutti i torti in questo caso. Se iniziassimo 0-0. Ultimi 10 minuti tutti da vivere al Tagliercio. Reyer che inizia in zona d'attacco con Bulleri, palla per il capitano Alvin Young, riceve Rosselli lontano da canestro, il blocco di Bulleri per liberare Shevchik, blocco in movimento secondo i direttori di gara. Ma anche qui una situazione che lascia un po' sorpresi i giocatori Oro Granata. No. E intanto riparte Caserta. Non saprei, un po' veniale. Di nuovo in attacco la formazione campana con Cheve Young, gioco a due con Shevchik. Ancora il palleggio del capitano, riceve Diawara nell'angolo Young, il taglio, palla per Shevchik, scorrono i secondi, pallone recuperato da Micheloni, attenzione al contropiede casertano con Bulleri che prova lo sfondamento. Non lo trova in questo caso, anche qui una situazione non facile. Non facile da fischiare, anche perché un arbitro secondo me stava fischiando sfondamento. Quindi sono quelle situazioni poi talmente dinamiche che è difficile essere perfettamente fermi, è difficile anche fischiare obiettivamente. Avrà in ogni caso due tiri liberi, Micheloni, tanto lavoro oscuro ma assolutamente prezioso per Caserta. Come sempre. Sbaglia però il primo tiro libero, il suo tallone d'Achille. Esatto, per fortuna della Reyer. Ancora in lunetta Micheloni. Buono il secondo, ritorna più 3 Caserta, partita ora nervosa. Esatto, bisogna continuare sulla strada del terzo quarto, quindi essere aggressivi ma senza farsi innervosire. Young riceve, ancora Young. Difesa molto aggressiva ancora da parte di Caserta, Rosselli va dentro il canestro e viene annullato, fallo in attacco. Bisogna ovviamente stabilire se Micheloni era o no all'interno del
semicerco, l'impressione è che fosse all'interno dello smile. Adesso vediamo il replay. Un piede dentro, sì, decisamente, assolutamente. Sì. Decisamente sì. All'interno dello smile Michele Ori, e quindi in questo caso lo spieghiamo a Roberta, non è fallo di sfondamento. È sempre fallo della difesa. Questo ovviamente è un po' la goccia che fa traboccare il vaso in casa veneziana dopo tanti fischi un po' al limite. Questa volta arriva proprio un erroraccio arbitrale che rischia un po' di condizionare. No, obiettivamente è un errore dell'arbitro, sicuramente è difficile molte volte quando si guardare i piedi e vedere se è dentro e fuori, ma in questo caso era proprio palese. Essendo in tre ormai, io non avrei fischiato niente, io sono più per il non fischio. Lo sappiamo. E certo, devo tirare acqua al mio mulino. Assolutamente. A tavolo. Comunque vediamo, andava a lamentarsi un po'. Attenzione, perché è arrivato colpito qualcosa in campo. Uno degli arbitri è stato colpito, non vorremmo, da una monetina o da qualche oggetto contundente. Non deve degenerare la situazione. Attenzione, situazione molto tesa qui alla Palasport Aliercio. Vediamo anche mordente. Ma questo sono gesti che vanno sempre condannati, perché ci sta la però la violenza mi sembra un po' eccessiva. Assolutamente, ci sentiamo di stigmatizzare questi comportamenti che non servono a niente. Intanto, anche perché soprattutto non vanno a tuo favore. Assolutamente, sono assolutamente controproducenti. Esatto. Questa situazione non fa che avvantaggiare una squadra che non ha nulla da perdere come la Juve Caserta. Esatto, ma la partita è ancora lunga, sono 7 minuti, quindi non bisogna veramente farsi prendere dall'ansia e dal nervosismo, bisogna giocare la nostra pallacanestro in modo tranquillo, difendere sempre aggressivi. Assegno anche sicuramente questo. Si è preso delle responsabilità sia nell'uno contro uno che nei tiri liberi. Attenzione, ancora scintille tra Jelovac e Ubalek. Time out. Diciamo che non c'è amore. No, assolutamente. Tra i due bisogna però tenere i nervi saldi, mancano 15 secondi. La Reyer ha recuperato due palloni a metà campo negli ultimi